Ciao ragazzi, eccoci qua su Spintides. Come vedete, ho aggiunto la possibilità di trasportare dei tronchi medium log trailer, quindi è quello dietro. In più ho installato la possibilità di portare c'ho la gru in pratica, e niente, dobbiamo solo andare a prenderla. Quindi ho già settato il nostro obiettivo. Usiamo questo perché secondo me è il più intelligente fra tutti, insomma. Mettiamo subito il 4x4 perché qui dobbiamo passare nelle zone un po', come dire, non perfettissime. Andiamo direttamente, velocemente su quella gru, cioè a prendere i tronchi al lumber, li portiamo al nostro obiettivo più vicino. Adesso vediamo uno o l'altro, non è che proprio sono sicurissimo. Andiamo con il differenziale bloccato qui perché c'è un po' di schifezza. Ok, così, e risblocchiamolo. Ok, così stiamo andando abbastanza bene, non consumiamo assai. Non abbiamo fatto del danno, o meglio, l'abbiamo fatto all'inizio, ma è stato un piccolo errore di contratto, insomma. Qui devo seguire la strada, sì. Ok, io guardo sempre la mappa perché comunque devo vedere dove andare. Cioè, non è che sono così esperto. Peraltro io ho dei blocchetti, cioè ho dei braccetti davanti, lateralmente alla cabina. Chissà se posso usarli. Secondo me sì, eh. Comunque abbiamo sto mini carrellino dietro che ci serve per portare i tronchi, li mettiamo lì sopra, veramente utile, sperando di non fare troppo danno. Ok, sblocchiamo di nuovo il differenziale così andiamo un po' più forte, forse. Qui sempre su questa strada, ok. Noi stiamo andando quasi a metà fra sud e sud-ovest, invece dobbiamo andare direttamente a sud, solo che se andiamo direttamente a sud ci sono gli alberi, ve lo dico già adesso, ci andiamo a incasinare la vita e già poi quando saremo carichi ne faremo di danno. Quindi adesso che la mappa ce l'abbiamo tutta bella libera, perché fare del danno? Terza. Peraltro ho premuto la X. Cosa fa la X? Non lo so, Fa tremare qualcosa, ma non so cosa fa. Non so cosa serve la X. Io la premo, chi se ne frega. Allora, andiamo di qua sempre, come al solito. Difensa è bloccato, avevamo messo quasi la terza. Qui il veicolo non si guida su questa merda proprio, chiamiamola, cioè non so come chiamarla, è proprio quel fango profondo che si forma nelle zone inabitate, non lo so perché ci hanno messo qui, cioè ci sono dei tronchi là, fateci una casetta, fateci una stradina minima e siamo tutti contenti. Allora, qua devo passare qui, vero? Sì, infatti, mi sa che devo andare lì, quindi passiamo di qua, cioè è tutto bagnato, è proprio quel fango profondo. Quello proprio che fa schifo. Allora, qua dobbiamo passare in mezzo. Lumber, eccolo. Eccolo lì. Allora, come faccio ad arrivarci? Senza distruggere niente. Anche perché abbiamo un cosino dietro adesso, ricordiamocelo. Cioè, non possiamo fare quello che ci pare. Ok, gira di qua. Non ci blocchiamo. Col cosino. Lumber, ok, siamo qui. Prima giriamoci. Usciamo da sta merda. Qui stanno disboscando tutto, sti signori. Ah, c'è quel coso lì. Quel coso non gira però. Ok, prendiamo l'albero che ci aiuta a scavalcare. Così. Adesso dobbiamo girare, prima di qua. Gira. Ok, dobbiamo fare manovra, come se fossimo su Euro Truck Simulator. Ok, così. Come si fa adesso a... No, ho sbagliato. Quindi, stop engine. Fammi vedere un po'. Era uscita la cosa qui, adesso non esce più. Perché? Ok, eccolo. Log, medium. Facciamo medium. Sì. Posiziona il tuo coso... Come posizionalo bene? È benissimo. Short. Long, allora. Short. Che cazzo vuole? Load up. Scusa, perché non è dentro? Mi sembra a posto a me. Posizioni il tuo... Come cazzo si carica qua? Cioè, mi sembra dritto, mi sembra. Non riesco a capire dove andare. Cos'è che non va? Scusa, dimmi cos'è che non va. Io qua non riesco neanche a girare bene la visuale per capire cos'è che non va.
Ok, così. Lo va. Ullala, l'abbiamo preso. Guardate qua quanto cazzo ne abbiamo. Mo, questo coso qui io devo andare via. Bene. Non ci arriveremo. Aspetta un attimo che devo mettere... Dove devo caricarla? Quindi, devo caricarlo dove? Ci conviene portarlo a questo. O a questo. Anzi, portiamolo a questo. Facendo tutto il giro però, perché se andiamo di qua... Non ci passiamo, dobbiamo fare tutto sto giro. Quindi no, aspetta un attimo, andiamo prima qui al garage. Poi andiamo qui, facciamoci tutto il nostro percorso. Qui, poi qua. Infine andiamo qui, poi qui. Dove cazzo? Ah, non me lo fa mettere di più, ok, perfetto. Vabbè, poi dopo che ci arriviamo ne parliamo. Allora, come ho fatto a uscire, a entrare? Qua non c'è strada proprio. Cioè, hanno fatto i boscaioli e non hanno fatto un sistema per passare e entrare. Un'entratina. Guarda qui come si gira. È troppo pesante adesso. È come guidare una baleniera. Non va. Non riesco a farlo passare. Aspetta un attimo, va. Cazzo, siamo bloccati. Non ce n'è un altro più. Questo, ok. Andiamo di F. Ok, tiriamoci fuori. Ci sta tirando fuori, eh. Fermo un attimo, continua a tirare tu. No, però di là. Come cazzo ci sta tirando? Ci tira verso di lui, ma non ce la fa a tirarci. Devo per forza accelerare anche. Accelera e tira, dai. Non va. Sto anche premendo F sulla tastiera. È completamente bloccato. Non so come andare adesso. Come faccio? Non si sblocca. Togliamo il differenziale. Togliamo tutto. Qua non gira più niente poi. No, non va, sono rimasto bloccato. Aspetta un attimo tu. Premi X qua. Ok. Ok, ci siamo dati una pottarella indietro. Dobbiamo ricordarci che noi qua abbiamo un carico pesantissimo. E quello è il problema. Ah, ma c'è un albero lì. Ok, vediamo se riusciamo a passare questa volta. Proprio non riusciamo a passare. Proprio non ce la facciamo. Vai che forse ce la stiamo facendo. No, non attacca. Qua devo chiamare un camion ausiliario per tirarmi fuori. Guarda tu dove mi sono andata a impantanare. Ok così. Va bene così. Ce l'ho fatta. Chi l'avrebbe mai detto? Sì, ma dobbiamo uscire da sto fango perché noi con questo fango proprio non andiamo d'accordo. Cioè, sto fango qui ci fa veramente fatica. Non ci fa proprio andare. Guarda qui, sono tutto accelerato. Se tolgo il differenziale ci fermiamo. Infatti mi sono fermato. Come un pino l'ho tolto. E sono rimasto fermo, eh. Adesso di qua non ci esco più. Ah, porca troia. No, perché sbaglio sempre il pulsante? Ok. Chiudi questo coso. Premiamo F. Ulla. Lo vedi che serve? Serve il berricello. È importantissimo. Vediamo un po' se riusciamo a ribaltarci adesso. Non va. Devo sempre usare il berricello. E sbaglio sempre il pulsante io poi. Ok, il più lontano possibile. Ok, così. Rimettici dritti. No! F. Allora, chiudiamolo. Passiamo così che forse riusciamo ad arrivare a quella zona. Se arriviamo lì siamo salvi. Giusto per fermarmi io come un pirla. No, che qua ci stiamo ribaltando. Aspetta. Aspetta, non facciamo i furbi che qua...
Ci serve qualcosa che ci tenga in forma. Ok. Ok. Forse siamo riusciti a uscire. Adesso devo staccare anche il filo là. Ok, così. Va bene che forse siamo passati. Ok, vai, che quella è la strada. Quella è la strada che me la ricordo. Chissà se ci passiamo lì in quel buco. Ma perché vado a prendere queste strade di merda? Quando posso fare le strade belle in forma, belle pulite. Perché lo faccio? Perché? Mi faccio del male da solo. Cioè qui non ce la fa a salire. Vediamo se riusciamo a passare. Ullala, l'avevo quasi fatto ribaltare. È pericolosissimo. Allora, andiamo di qua, sali così. Guarda che forse ci passiamo. Forse ce la facciamo a tornare sulla nostra strada. Se passa. Non passa, non passa. Si è bloccato lui. Mi serve di nuovo il cosino là. Fammi un po' vedere. No, gira un po' la visuale. A chi lo posso attaccare? No, allora aspetta, non questo qui. Gira! Prendi questo. No, aspetta. Giralo qui. Toh, così. Tiralo, tiralo a spaccare proprio. Tira, non tira. Ci stiamo bloccando anche noi. Perché non va bene quello, è troppo in là. Ce ne vorrebbe uno qui adesso. Dammi questo. No, dammelo. Qui non ce n'è neanche uno con cui tirarmi. Prendiamo questo, vediamo un po'. No, che cazzo stai a fare? Ok, F. Un po' ci tira, non è che un po' non ci tira. Però non va. Non riusciamo a far passare poi il... maledizione, oh. Se ci dobbiamo sempre bloccare. Andiamo in retromarcia. Guarda qui, oh. Mi sa che mi sto ribaltando, mi sto ribaltando. Mi sono ribaltato. Ho perso anche il carico, ho perso. Allora, tu. Intanto suona il postino del mondo, come sempre quando registro. Il danno l'abbiamo fatto, ormai è inutile star qui con questo camion. Quindi, intanto ho messo il gioco in italiano, grazie al postino. No, motore in avaria, lo so, aspetta, fammi andare alla mappa. Com'è che si va alla mappa? Quindi, prendiamo il nostro carico, il nostro... No, il nostro camion, riportiamolo qui. Ok. Purtroppo abbiamo fatto, togliamo questo, così prendiamo il carico piccolo, perché con quello grande. Intanto ho messo l'italiano, non so se voi apprezzate o meno, comunque. Ve l'ho messo in italiano. Mi ero dimenticato che si poteva mettere in italiano, sono proprio stupido. Vabbè, comunque. Facciamo così, andiamo, togliamo tutti gli obiettivi qua. Andiamo a riprendere il legname. Maledizione, oh. Mettiamo trazione integrale. Quindi andiamo così, con un camion più piccolino. Ma meglio piccolo e lo portiamo piccolino la legna, meglio fare due viaggi in più, perché così non si può andare. Anzi, vi dico di più, vado a prendere la legna e tanto la strada l'abbiamo già vista e recuperiamo direttamente là. Allora, siamo arrivati al nostro legname, al nostro carico. Prendiamo il corto, occorre installare cassone, ma porca di quella troia, ma perché non me lo dici prima? E invece meglio, occorre installare quello lì e occorre installare quell'altro. Porca puttana. Allora, recuperiamo di nuovo dal garage. Che devo farci? Non mi dice niente, non mi dice. Allora, fermati. Togli sti puntini qua. Allora, prendere il garage, la misura col garage è veramente difficile. Allora, noi siamo qui. Gomme, gomme. Ci serve cassone, cassone, non disponibile. Ah, devo smontare la gru allora. Supporto gru lo disinstalla. Il carro gru lo disinstalliamo e ci mettiamo il cassone. Toh, finalmente. Supporto gru lo mettiamo, no, non serve tanto. Scarica anteriore no, perché lo rompiamo. Andiamo. Allora, con questo camion adesso andiamo a prendere il carico piccolo. Speriamo di arrivarci almeno. Ovviamente vi taglio tutta questa parte e poi riprendiamo direttamente da là.
Finalmente siamo ritornati qua. Legname corto. Sì, carica. Boh, ci siamo, quindi. Andiamo tutto di qua, giriamo. Guarda come siamo ultra carichi siamo, Siamo veramente carichi. Siamo carichi e in ritardo. Allora, troviamo un modo per uscire da sto buco. Io qua non so come si fa a uscire. Ferma un attimo. Senza luce non si vede niente. Io credo che si deve uscire di là, Da dove sono entrato, per forza. Non c'è un altro buco per passare. Vediamo questa, forse. Questa è la stradina giusta. Io non l'avevo mai vista, sta stradina. Ok, là c'è una casa di qualcuno. Chi è che abita qua? Forse i boscaioli? Chissà. Mettiamo così. Toh. Che sono riuscito a uscire da sto cazzo di falegname. Togliamo il differenziale. Anzi no, prima di procedere. Allora, facciamoci la strada. Fin qua. Poi, fin qua, giriamo qui. Ok. Qui. Vediamo, poi lo portiamo lì. Ok, per intanto va bene questo, per ora. Per ora questo è sufficiente come strada. Mettiamo le luci, che non è semplicissimo capire se servono o meno. Differenziale ci serve? No, 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 senza differenziale, se no consumiamo troppo, consumiamo. Intanto abbiamo già il danno di 32 su 600. E noi dobbiamo andare, adesso con sto cazzo di carico, il camion va tutto così, balla. Ed è difficile guidare, Intanto abbiamo messo la seconda. Stranissimo, facciamo di nuovo in prima. Dico, va a finire che mettiamo anche la seconda. Non mi dire, certe volte. L'umanità, invece no. Io intanto sto premendo A ed X per trovare la soluzione ideale per uscire dal pantano. Cioè, perché a volte magari sei bloccato e anche senza il 4x4 riesci a uscire. Quindi bisogna un attimo ragionarci, bisogna un attimo fare delle prove. Qui la strada è tutta dritta, quindi andiamo con 4x4 e basta. Anche perché abbiamo... abbiamo il carico che ci ondeggia sopra ed è veramente brutto. Se mi metto a correre col carico sono sicuro che mi ribalto. Cioè, perché io lo vedo tutto così, lo vedo. Io infatti provo a stare così, dico va che sta e non sta. Non sta, è inutile che stiamo, facciamo finta che sta, non sta, è veramente stabile. Ci hanno messi troppi, ce l'hanno messi. Guarda lì come l'hanno caricato. Cioè, ma scherzi, guarda lì com'è carico. Cioè, ci si volete far scassare proprio. Anzi, secondo me toccano le gomme sul cassone. No, non toccano, meno male. Almeno questo, dai. Luce, non serve. La luce mi abbaglia. Quando faccio così rimango abbagliato anch'io, Qua dobbiamo stare attenti, perché qua se prendiamo la minima cosa ci fa ribaltare, Qua dobbiamo andare veramente piano. Segui la strada, anzi fammi vedere un po' qua dove sono. Qua devo andare dritto. Ok, la strada è lì, perché lì ci sono i lampioni, quindi noi seguiamo la strada. Vai così, che non c'è bisogno del differenziale. Mettiamolo. No, non cambia niente, perché comunque non è quel fango ultra basso, ultra fangoso, insomma. Ah, qui è il nostro garage, siamo tornati al garage. Siamo stupidi allora. Io non devo mai andare al garage. Fammi vedere qua la strada. Come si fa a zoomare? No, non riesco a zoomare. Ah no, devo allargarmi per il garage. Devo andare verso il garage, ok. Fermati un attimo, ho sbagliato. Ok, qua riprendiamo la strada per il garage e poi seguiamo il puntino qua, la striscia rossa, che è il GPS in pratica. Qua abbiamo tutti i nostri mezzi, che ce ne sono altri da sbloccare, Adesso vediamo di fare consegne e poi li sblocchiamo la prossima volta. Vabbè che qua se ci ribaltiamo ci facciamo aiutare subito. No. Qua non ci facciamo aiutare da nessuno. Qua se ci ribaltiamo perdiamo il carico, dobbiamo tornare di nuovo indietro. Scherziamo? Sono già rotto le balle ad andare avanti e indietro con quel cazzo di legname dei carichi. Intanto non so perché giocavo in inglese all'inizio. Cioè, c'era scritto in inglese, dico, ma vabbè, chi se ne frega. Però è più semplice in italiano, cioè noi siamo italiani. Vai piano. Questo qui corre come un matto, corre. Fammi vedere se sono sulla strada giusta, sì, vai dritto di qua. Anche perché prendere la strada giusta è la cosa importantissima, è questa, vero? Sì. Cioè, se trovi la strada, a parte il fatto che non diventi matto, però sei sicuro che riesci ad arrivare a destinazione. Se invece ti metti a fare colline contro colline, qua ho messo il differenziale, con tutti gli alberi che ci sono e che non cadono, non è che è sicuro che arrivi. Qua guarda che cazzo di
di zona che dove sono andato a ficcarmi. Ok, guardiamo un po'. Ok, siamo dritti, usciamo da sto fango. Cioè, un fango veramente basso. Cioè, ma come fa a lavorare uno con queste condizioni? Come fai a fare una consegna con queste condizioni qua? Cioè, è impossibile. Ok, siamo di nuovo su strada. Abbiamo le gomme tutte sporche, però stanno ripulendosi. Mentre camminiamo si puliscono da sole. Cioè, perdono pezzi, perdono in pratica. Ok. La gomma davanti è pulita, le due dietro ancora no. È giusta la strada? Fammi un po' vedere qua. Allora, qua devo... Ma stai fermo con sta cazzo. Cioè, comandare la visuale con joystick è veramente difficile. Ok, qua devo andare a sinistra. Sì. Non è che c'è il fiume. Sì, c'è il fiume. Ma intanto una volta dobbiamo passare per forza il fiume. Cioè, non posso fare altrimenti. Non è che c'è un ponte. No, non c'è ponte. Di qua meno male che non siamo andati. Anche se si accorciava, ma... Era veramente assurdo. Che facciamo? Andiamo di qua o andiamo di qua? Io proverei qua, proverei. C'è il passaggio. Proviamo. Proviamo, proviamo. Che vi devo dire? A meno che non facciamo arrivare un altro camion che ci aiuta e ci tira. Ok, mettiamo di nuovo il differenziale. Non ti ribaltare adesso, non ti ribaltare adesso. Ti segui questa strada. Ok, senza differenziale noi andiamo avanti. Cioè, non ci serve il differenziale. Accendiamo un po' le luci, ok. Giusto così. Tanto le ruote stanno andando, stanno grippando. Adesso noi proviamo a consegnare sto carico. Tre quarti d'ora per consegnare un carico. E non ci basta, dobbiamo farne veramente tanti di carichi poi. Poi volevo passare anche dal garage, dall'altro garage, quello bloccato, per vedere un po' come fare a sbloccarlo. Cosa c'è qua? Ah, è l'albero, ok. Sembra un pipistrello, sembra. Un enorme pipistrello. Ok, non ti rompere adesso. Adesso che c'è l'acqua, mettiamo il blocco del differenziale. Fammi un po' vedere com'è la zona. Ok, devo passare di qua. Io credo che ce la facciamo. Cioè, è possibile che non ce la fa? C'è la strada. Livello dell'acqua pericoloso. Ok, non ti preoccupare tu. Dai che siamo usciti. No, non ce la fa a uscire. Non ce la fa. Chi è che non fa grip? Non ce la fa a uscire. Non ce la facciamo ad uscire. Metti il freno a mano, no? Bloccati un attimo. Allora, aspetta che prendiamo... Dove cazzo ce l'ha qui il coso? Ok, qua. A chi ti puoi collegare? A chi ti puoi collegare? A nessuno. Maledizione. Vediamo con quest'altro. Non c'è nessuno. Dove collegarsi? Ok. Ok, siamo usciti. Siamo usciti. A volte basta un attimo fermarsi. Mettiamo la visuale giusta. Ok, così. Ok, così. Fammi vedere la strada adesso da fare. No, cazzo, io... Allora, di qua si fa lo zoom, con questo mi devo muovere. Sinistra, destra, e poi ritorniamo sulla strada ufficiale, ok. Sinistra, di là. Qua dobbiamo tenere per forza il blocco del differenziale, perché qua se lo fermo, si ferma tutto, si ferma. Se non sblocco è un attimo proprio. Peraltro è notte. Allora, destra, qua lo chiudo. Destra, sinistra, abbiamo detto, e siamo sulla strada. Tiè, tiè che son ce l'ho fatta. Il carico piccolo abbiamo preso, peraltro. Cioè, io non posso immaginare come farlo col carico medio o col carico lungo. Col carico lungo non ce la posso fare. Ok così, che qua sulla strada ci divertiamo. Togliamo anche il 4x4, tanto non ci serve. Che poi lo chiamo 4x4, ma questo c'ha 6 ruote, c'ha minimo. Ok così, siamo di quarta. Guarda qui come si scivola bello sull'asfalto. Cioè, sull'asfalto è tutta un'altra storia. Riusciamo a guidare veramente bene, anche se poi io vado sempre fuori strada. Guarda come ci si diverte qua sull'asfalto. Ci ondeggio un po', tipo qua. Boh, 153 danno. Maledizione. Ho fatto un danno assurdo in quel saltino là. Devo andare più piano, devo per forza andare più piano. Se no qua faccio solo danni, faccio. Qui. Guarda come andiamo bene. Vai piano. Basta che non mi dici che c'è da passare sul ponte, che già io non riesco a farlo con la macchina scarica. Figurati col camion carico. Forse dobbiamo passare su quel ponte.
Guarda come ondeggia. Qua dobbiamo frenare, eh. Freniamo. Ok, ho frenato proprio brutto, ho frenato. Però se no facciamo danno di nuovo, facciamo. Faccio solo dei danni, faccio. Fammi un po' vedere la strada. Dove siamo noi? Guarda che non mi vedo, ok. Dobbiamo proseguire come? Come ci conviene andare? Allora, intanto togliamo qui. Ci conviene, togli? Arrivare fin qua. Eh sì, per forza. Puoi prendere questa, la bretella esterna, e arrivare a destinazione, ok? Sì. Ok, va bene così, va bene così. Va bene così. Proseguiamo su questa strada ancora per un po'. Tiè, guarda come vado bello. Guarda come sto consegnando il carico. Ricordiamoci di frenare sui dossi. No, qua non freno. Io lo voglio aggressivo, lo voglio. Ok, qua dobbiamo uscire. E questa è la nostra uscita, vero? Sì, è quella. Ammazza che uscitina. Cioè, potremmo pure asfaltare, eh. Cioè, c'è un albero in mezzo proprio. In mezzo alla nostra uscita. Mettiamo il 4x4. Che ci serve sicuro. Mettiamo anche il blocco del differenziale. Ok. Fammi un po' vedere qual è mo. Mo che faccio? Seguo quella strada, sì. Dai, vai col blocco differenziale. Ma non ce la può fare lui. Lui è un piccolo camioncino di campagna. Anche se tira davvero bene, eh. Dai. Dobbiamo forse aiutarci col vericello? Col traino, col cavo di traino, sì. Si può chiamare anche cavo di traino. Non è... Ok, seguiamo sta strada. Che non è brutta brutta, eh. E non è male, malissimo. È un po' sconnessa. Però la sappiamo fare. Insomma, è un minimo. Allora, vado di qua, vado di qua. Guardati dagli alberi, stai lontano dagli alberi, dall'acqua, dalle crepe, da tutto. Ok, così curviamo proprio in modo stile dirt. È la strada giusta? Qua strada non ce n'è più. Sti cazzi. Ok, seguiamo questa. Questa. Blocco differenziale, sì. Sali così cattivo. Dai, che se c'è bisogno ti faccio trainare. Ti faccio trainare? Ce la fai? Secondo me ce la fa, eh. Sì, dai, che ce la facciamo. Un minimo. Sì, dai, dai, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo stare attenti però, perché lì c'è dell'acqua. Ullala, lì c'è dell'acqua. Vabbè, ma tanto a noi quell'acqua non ci fa paura. Solo che se si fa un buco qua ci annega. Boh, chissà che ha fatto qua l'architetto si era drogato prima di fare. Guarda che discesa. Rallentiamo. Ok, 40 punti di danno. Ci stanno. Dobbiamo girare qua, siamo arrivati. Mettiamo il blocco di differenziale. Destinazione, guarda. Guarda che ce l'abbiamo fatta. To che ci siamo. Ok, scarica. Come si fa a scaricare? Chi è? Scarica due punti. Oh, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ma poi alla fine io che ho preso tutti i due punti. Ah, devo farne 8. Ammazza, quando li farò mai 8? La devo portare due punti al garage, non so cos'è. Va bene. Però volevo farvi vedere una cosa. Qui ci sono dei mezzi bloccati. E se noi nella prossima puntata partissimo di qua e andassimo a sbloccare questi tre mezzi? Allora, facciamo così. Nella prossima puntata sblocchiamo questi tre mezzi. Lasciamo il camion lì a destinazione, chi se ne frega. Noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!